Amici appassionati di futsal, un saluto da Antonio Torrisi e benvenuti alla Pala Milan di Caltanissetta, dove tra poco assisteremo alla gara tra Pro Nissa e Arcobaleno Ispica. Preparate i popcorn perché ci divertiamo, 20 minuti a partire da adesso. E noi vi leggeremo, attenzione a Tubau, la risposta di Caue. Fischia, nel frattempo il direttore di gara, Velo di Benedetto, c'è Corallo sul pallone, il destro, c'è stato troppo. Secondo il direttore di gara, le proteste della panchina dell'Arcobaleno Ispica. Ancora Lolo Torres dietro per Raffini e poi clamoroso l'errore di Marino, che commette anche fallo da due passi. Lupo, bello lo scatto di Gambuzza, Gambuzza, attenzione Gambuzza sul secondo palo per Ficili. L'Arcobaleno Ispica in vantaggio, triangolazione perfetta degli ospiti, palla in verticale per Gambuzza sul secondo palo dove è arrivato Ficili, quindi Pro Nissa 0, Arcobaleno Ispica 1. Lolo Torres ancora per Furno, allarga le maglie, Furno a lato di pochissimo per, attenzione a Lolo Torres, la traversa, cosa stava facendo Lolo Torres? Tubau in verticale per Lolo Torres, attenzione se ne va Lolo Torres, il palo, stregata la porta di Caue per Lolo Torres, una traversa, un palo in meno di un minuto, in pochissimi secondi, attenzione a Rafinha, Caue riesce ad andare, poi il tacco di Rafinha, attenzione a Furno, Rafinha, Rafinha con il mancino, Caue, attenzione, palla presa fuori, giallo per Caue. E Rafinha sul pallone, Rafinha per Tubau, altissimo sopra la traversa della porta difesa da Caue. Rafinha, Rafinha guadagna il centro, Rafinha, il muro di Corallo se ne va, attenzione a Di Benedetto, Di Benedetto, ancora Di Benedetto, Di Benedetto, palla per Corallo, la palla rimane lì salvata da Tubau, Tubau ancora, Tubau per Furno, Furno si toglie la maglia, Furno, Pro Nissa 1, Arcobaleno Ispica 1, la pareggiata, Furno che ha una dedica, Mosca centralmente sbaglia totalmente il passaggio, Lupo, attenzione a Di Benedetto, Di Benedetto per Lupo, vantaggio dell'Arcobaleno Ispica sul recupero di Lupo, l'ha finalizzata lui l'azione dopo averla passata Di Benedetto, poi da terra cadendo il numero 5, fa 2-1 degli ospiti. Un attimo, Marino, palla per Tubau, sbaglia totalmente Di Benedetto contro Lopinzino, Di Benedetto, Lopinzino, un muro in questo caso, mette la palla in calcio d'angolo, Lolo Torres dall'altra parte per Rafinha con il destro verso l'interno, attenzione al doppio passo, Rafinha becca in faccia Corallo, palla per Lolo Torres, arretrato per Tubau, l'opposizione di Di Benedetto che rischia di andarsene, Rafinha, non c'è fallo, attenzione a Corallo, Lopinzino, attenzione a Marino, rimane a terra Di Benedetto, Tubau, palla per Lolo Torres, guadagna il centro Lolo Torres, la finta, attenzione a Rafinha, spacca la porta Rafinha, fa 2-2, poco prima dell'intervallo ha spaccato la porta, è questa, Caue non può prenderla mai, Pro Nissa 2, Arcobaleno Ispica 2, pareggio della formazione di casa, ma non mancano 13 secondi. Inizia lo spettacolo del secondo tempo di Pro Nissa, Arcobaleno Ispica, come detto, attenzione superiorità numerica dall'altra parte, Leandro La Rosa, Leandro La Rosa, attenzione, Rafinha traversa del Pro Nissa, Tubau ancora, Tubau, Tubau guadagna il centro, Tubau vola, ancora una volta Caue, ancora Tubau traversa e poi la palla non entra, altro legno della formazione di casa, il quarto legno di questa partita, La Rosa, il tocco, attenzione, la palla che rimane lì e poi ancora Di Benedetto in maniera rischiosa sull'attacco di Ficili, riesce in qualche modo Leandro La Rosa, Ficili riconquista il pallone, ancora Ficili arretrato per Mittelmann, Lopinzino con il piede, anzi con la punta del piede mette fuori, in molti l'avete chiamato Lupao, attenzione al Lupo, proprio lui commette fallo e Lopinzino va a dire qualcosa al numero 5, scontro aereo, palla per Di Benedetto che lascia per un attimo sul posto Marino, ancora Di Benedetto di testa, Rafinha, può ripartire il Pro Nissa, gara bellissima adesso, sbaglia totalmente Mosca, c'è il fallo di Marino, Mittelmann
Palla per Lupo, Lupo scodella il pallone per Corallo, si inginocchia Corallo, porta in vantaggio l'arcobaleno quando sono passati 5 minuti, 19 secondi sul cronometro. Rafinha ancora, palla sui suoi piedi, Rafinha, la deviazione, poi se la trova lì Kawè, Furno che adesso guadagna il pallone, Furno, Kawè, poi Lolo Torres ha trovato la posizione di Corallo, poi batte e ribatte, ancora Corallo, la deviazione, calcio d'angolo, si adesso guarda il pallone, attenzione al Lupo, Lupo, l'opposizione di Lopinzino, l'ha preso in faccia, rimane a terra, Rafinha ancora, se ne va al Lupo, ancora Rafinha, Kawè in calcio d'angolo, Rafinha ancora, se ne va al Lupo, ancora Rafinha, Kawè in calcio d'angolo, a tratti veramente importante, attenzione palla ancora lì, Furno, alto sopra la traversa, le proteste di Rafinha per un presunto tocco con il braccio, riesce in qualche modo Furno, attenzione al pallone per Di Benedetto, 4-2, arcobaleno Ispica, deve velocizzare il gioco se vuole far male al suo avversario Rafinha, Kawè con i pugni, ancora Rafinha messo giù, non c'è fallo, Mosca per Tubau, Tubau sul secondo palo per Lolo Torres, accorcia le distanze il Pronissa ed è questa la soluzione che cercava coach Tarantino, parte Rafinha, spacca la porta ancora Rafinha, pareggia i conti il Pronissa, la ripresa 4-4 tra Pronissa, arcobaleno e Ispica, Tubau, Rafinha messo giù, c'è il fallo, era il sesto, l'avevamo detto, e allora tiro libero per il Pronissa, però in questo momento non può rientrare Lopinzino, attenzione a Di Benedetto, Lolo Torres e poi ancora Gambuzza, ma che occasione per l'arcobaleno Ispica, palla per Rafinha, nessuna delle due squadre adesso vuole pareggiare, attenzione ad Leandro La Rosa, Kawè a 50 secondi dalla fine, palla per Kawè, Di Benedetto, Lopinzino, un secondo, ultima azione, finish qua la gara del Palamilan 4-4, ma che partita abbiamo visto, siamo con il migliore in campo secondo voi nel social match della divisione calcio 5, Kawè, senti, ma hai fatto una partita pazzesca, hai chiuso praticamente la tua porta, hai detto qui, da qui non si passa, poi però qualche gol ha subito, comunque grandissima prestazione per te. Grazie a tutti, sto troppo felice perché come lavoro sempre tutte le settimane e vengo qua e fa una partita come questa e so, dico che sto troppo felice, grazie a tutti, posso in portoghese? In portoghese? Vai vai, perché ti seguono tantissimi, ti seguono in tanti. Grazie, obrigado a todos che accompagnano aí pelo Facebook, un abbraccio specialmente a mia famiglia, mio pai, mia mãe, mia irmã e a todos che assistiram. Beijo. Sei un classe 2001, se stai giocando praticamente da poco con l'arcobaleno Ispica, sei arrivato da un po' più di tempo, però hai esordito dopo, facciamo così, le tue ambizioni future quali sono? Ora penso in arcobaleno, però poi di 2-5 anni pensiamo sempre a giocare in Serie A, e sempre nazionale, però oggi penso solo in arcobaleno. Che partite è stata e soprattutto che partite saranno? Adesso voi riposate, campionato che va a svolgersi per voi, avete preso dei risultati positivi dagli altri campi, questa poteva finire meglio, è finita 4-4, comunque è un risultato positivo. Sì, sì, è troppo buono perché è una squadra bravissima e 4-4 è un eccellente risultato. Allora ritorna all'allenamento perché poi c'è l'altra squadra bravissima e bisogna fare punti e punti in casa, fuori, sempre. Va bene, ringraziamo Kawè che si riposa. Complimenti Kawè. Grazie, grazie a tutti.